lo hanno definito un film del velino. I critici accorsi da tutto il mondo per assistere alla prima del nuovo film rivelazione dell'onorevole Dracula, nonostante i disordini che hanno portato all'arresto del regista. Michael Cera. Franco, abbiamo avuto un problema coi circuiti, è venuta una merda, la devi rifare. È venuta una merda, molto bene, sì. Senti Franco, non ci far girare i coglioni, già sei un raccomandato di merda, quindi ti va già bene che riesci a lavorare al TG1. E perché vogliamo parlare di te, se no? Di come hai ottenuto questo lavoro di merda, leccando culi a destra e a sinistra, ai piani alti, ai piani bassi, nel culo, dappertutto, guarda. L'Italia l'ho sognata per 30 anni. La guardavo attraverso le cartoline, attraverso le televisioni, era bella, era bellissima. Ma che cazzo di servizio mi avete mandato? Stronzi che non siete altro, ve la faccio pagare, a tutti quanti. Tornando dopo questo lungo esilio, mi sono reso conto che i palazzi c'erano, la bellezza c'era, però mancava qualcosa di molto importante. Mancava un fatto che la politica non si preoccupava più del cittadino. Manda la pubblicità, coglione! E mandiamo sta pubblicità, va? Pubblicità. Sta arrivando un film alternativo! Oh, ma te non te la sei mai infilata la lingua in culo? Male tu cazzo! Ma perdi! Un film! Il velino. Il velino non c'entra un cazzo. Ma di notevole spessore. Ciao ciao. Pensaci a te. A l'onorevole Dracula. Se sta a comprare a mezza Londra. Un cast stellato. Che conta. Zack Non. Panez. Emanuele Filiberto di Savoia. E Ozzy Osbourne. Una storia con un burattinaio d'eccezione. Un uomo politico. Parassitario. Avido e depravato. E Dracula. Eccellente. Una sorprendente trama farcita di sesso. Quello che vi serve. Procuratemi una bibbia e una motosega. Per gustarvi un piatto irresistibile. Ad esempio, quella mosca non è appetitosa. Se non te la mangeresti, io sì. Grazzate le cazze. Arriva l'onorevole Dracula. Qualcosa mi dice che ti piacerà. Che paura. Secondo me questo film fa letteralmente cascare le palle. Letteralmente.